Oggi è una giornata straordinaria. Ci troviamo qui a Le Grazie, provincia di La Spezia, presso il cancello d'entrata della sede del comando raggruppamento subacqueo incursori Teseo Tesei della Marina Militare. E grazie alle nostre telecamere voi riuscirete a vivere un momento straordinario, la cerimonia di consegna di 10 brevetti a 10 nuovi incursori della Marina Militare. Seguiteci. Attraversato il cancello d'entrata si fa un salto nel tempo. Fuori da questo cancello le parole patria, onore, coraggio e ardimento potrebbero suonare come retoriche, ma qui, nella sede storica del comando del raggruppamento subacqueo incursori della Marina, assumono un vero significato ancora coerente e attuale. Tutto rimanda al ricordo della storia, a imprese eroiche e vittoriose che sono i pilastri della formazione, di un addestramento tra i più evoluti e tecnologici al mondo, spinto fino a provare i limiti fisici e psicologici dei militari. Non c'è polvere su questi ricordi, ma essi sono vivi e diventano i riferimenti a cui ogni incursore ispira la propria vita professionale. Tutto ricorda e rimanda alle gesta di uomini che hanno fatto la storia della Marina e dell'Italia, tra questi Rossetti, Paolucci, Della Pen, Bianchi, Martellotta, Marino, Marceglia, Schergat, Ferraro. In questa cornice si è svolta lunedì 23 gennaio scorso la cerimonia di consegna del Basco Verde da incursori a 10 giovani marinai del 67° corso ordinario incursori. Partiti in 22, solo 10 ce l'hanno fatta a raggiungere l'ambito traguardo. Tra questi, due sottocapi neobrevettati provenienti dall'arruolamento per volontari in ferma prefissata di un anno, che consente di accedere al corso propedeutico da incursore a soli 2 mesi dall'ingresso in marina. Porto un saluto di benvenuto da parte della Marina Militare al Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, ringraziandola e apprezzando di aver voluto dare orgoglio e rilevanza a questa cerimonia con la sua presenza. Al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Graziano, alle autorità governative, parlamentari, religiose, militari e civili, alla rappresentanza dell'associazionismo militare e a tutti i gentili ospiti, ma soprattutto ai 10 incursori che quest'oggi hanno ricevuto l'investitura. Invito tutti i presenti a rendere deferente omaggio alla bandiera di guerra di Kosovo, una bandiera decorata anche con la medaglia d'oro al valor militare, quale, cito, erede diretta delle glorie dei violatori di porti che stupirono il mondo con le loro gesta nella prima guerra mondiale e dettero alla Marina italiana un primato finora ineguagliato e che hanno saputo raggiungere il nemico nei più sicuri recessi dei muniti porti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale. Violatori di porti, uomini a cui sono state individualmente assegnate, tra le altre, 4 croci di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, 33 medaglie d'oro e 104 di argento al valor militare. Una dimostrazione delle capacità di intervento e delle tecnologie in dotazione ha preceduto poi la cerimonia, mostrando gli ampi margini di capacità, flessibilità e autonomia operativa e logistica che fanno del gruppo operativo incursori uno strumento di grande efficacia nella gestione di situazioni critiche in tutti gli scenari di conflittualità nazionale e internazionale, dove viene richiesto l'intervento di piccole unità non convenzionali, particolarmente addestrate ed equipaggiate, come ha ricordato il contrammiraglio Paolo Pezzutti nel suo intervento introduttivo. Questo è lo spirito con cui si vive e si opera per il mondo. Con il genio, la condivisione delle idee, l'iniziativa, lo spirito di squadra per sperimentare, mettere a punto i mezzi e gli strumenti necessari per applicare i concetti operativi e compiere le missioni assegnate. Uno strumento a disposizione della difesa e della nazione che l'ammiraglio Girardelli ha definito uno strumento pronto, efficace, vincente, integrato sia con le altre componenti della Marina, sia soprattutto con quelle delle altre forze armate, e capace di assolvere i compiti istituzionali affidati, forte dell'esclusività e competenza sull'aspetto marittimo delle operazioni, unico nel suo genere e patrimonio di tutti.
non sono mancati i richiami ai valori storici e alla visione futura e moderna degli incursori. Le peculiari doti del marinaio trovano la loro massima espressione in chi è capace e abuso ad operare sull'acqua, sopra l'acqua e sotto l'acqua. Continuità del cambiamento deve essere il riferimento continuo. Significativo poi il richiamo all'impiego delle capacità delle forze speciali nelle emergenze o nei casi di interesse nazionale. Tali doti sono a disposizione della collettività e non solo per l'impiego operativo. Saper svolgere gli impieghi operativi genera la capacità di svolgerne altri. Mi riferisco alla capacità di operare sott'acqua a grandi profondità, di effettuare ricerca e soccorso, di bonificare i fondali, di innovare la medicina subacquea, di dare impulso all'intrinseca vocazione duale che da sempre contraddistingue chi opera in mare. Il personale incursore, perfettamente integrato nel comando interforze per l'operazione delle forze speciali, ha sempre operato con professionalità e dedizione, ricevendo in ogni occasione apprezzamento, stima, fiducia incondizionata sia a livello nazionale che internazionale. In questa occasione, nelle parole del generale Graziano, non sono mancati i riferimenti alla cronaca di questi giorni e all'impegno incessante di tanti militari a supporto delle popolazioni civili colpite dal terremoto, dai disagi e dai disastri provocati dalla neve. Io credo che sia questo anche il palcoscenico migliore, importante per mandare un segno di solidarietà, un atto di ringraziamento, di solidarietà alle popolazioni colpite tanto duramente nel centro Italia dalle emergenze e di ringraziamento a tutti i militari di tutte le forze armate impegnati nel soccorso alle popolazioni. E questo citiamo per questo impiego duale gli operatori delle forze speciali. Mentre nelle parole del Ministro della Difesa le ragioni della partecipazione a una cerimonia così particolare. Una scelta voluta per sottolineare l'importanza che noi diamo a questo corpo speciale, ai corpi speciali in generale, e quindi la sottolineatura dell'impegno, perché tutto quello che sarà necessario in termini di formazione, in termini di incentivi, in termini di strumentazione tecnica, noi daremo il massimo impegno. E di richiamo ad un momento toccante della cerimonia, la lettura del decalogo degli arditi incursori. Trovo sempre veramente emozionante, dai brividi, la lettura del decalogo, perché contiene quelle 10 norme che tengono insieme saggezza e tradizione, ma sono molto impegnative, e chi decide quindi di dedicare il proprio servizio militare specializzandosi, tenendo presente che quella è la filigrana su cui dovrà reggere il proprio servizio, fa una scelta importante che va sottolineata e che va sostenuta. Una cerimonia, come sempre toccante e unica nel suo genere, come ricorda un veterano che la storia raccontata l'ha vissuta personalmente. Roberto Serra, classe 1922, quindi ho 95 anni in pratica. Sono arruolato volontario nel 1943, quindi prima dell'agora dell'8 settembre, e attraverso vari passaggi sono arrivato fino ad essere un pilota di SLC, siluro a lenta corsa. Noi alla fine, se parlo del 45, avevamo due tipi, l'SLC e l'SSB, che era il siluro San Bartolomeo, che era stato perfezionato e che rappresentava un grosso miglioramento malgrado gli inconvenienti. Mi sono ritrovato a casa, tutto qui. Viva il corpo dei subacquei e degli incursori, viva la Marina Militare, viva la Forza Armata, viva la... Thank you.